un market gestito da volontari e dedicato alla lotta contro le nuove situazioni di povertà generate dalla crisi e dalla disoccupazione. Si chiama Portobello e l'ha voluto Volontariamo, il centro di servizio per il volontariato di Modena, per sostenere le famiglie che giungono per la prima volta sulla soglia di povertà, fornendo loro gratuitamente prodotti alimentari e generi di prima necessità attraverso una tessera caricata a punti. Portobello è un market dove le persone che hanno difficoltà economica perché hanno perso il lavoro possono venire a fare la spesa con un potere d'acquisto che lo staff di Portobello gli attribuisce ogni mese. Quindi sulla base della composizione del nucleo familiare, la famiglia che è in difficoltà perché ha perso il lavoro può avere alcuni punti che spende, come vedete negli scaffali i prezzi sono esposti in punti e quindi può fare la spesa e avere quello che serve per la propria famiglia. È una cosa molto interessante che nasce dalla sinergia tra il pubblico e il privato, da associazioni che hanno avuto un'idea di dare delle risposte a delle persone in difficoltà, che sono andate a vedere in altre parti dell'Emilia-Romagna come vengono gestiti questi market e che a Modena abbiamo deciso congiuntamente tra pubblico e privato di dare una connotazione diversa, cioè non una risposta alla povertà estrema a cui rispondiamo come rete tra enti locali, parrocchie, associazioni, ma dare una risposta a famiglie che sono in difficoltà a causa del disagio economico e lavorativo. Io sono in mobilità dal 4 di febbraio, la mia ditta è fallita, per cui mi ritrovo a dover fare ancora più i conti con quello che non ho più. Vivendola in primis posso capire gli altri, cosa provano, cerco di supportarli, ho già fatto colloqui con dei nuovi utenti che dovranno venire, vivono le stesse problematiche che vivo io, il senso d'angoscia, la paura, l'umiliazione di dover chiedere e devi superarlo, non abbiamo fatto niente di male, non abbiamo ammazzato, non abbiamo rubato, abbiamo perso il lavoro che questa crisi ci sta togliendo. Le modalità di accesso avvengono attraverso i servizi sociali, abbiamo le associazioni proponenti che sono 23, hanno concordato dei criteri che riguardano il reddito familiare, l'ISE, il fatto di avere di essere in affitto, di avere una sola casa di proprietà che è quella in cui si vive, avere altri requisiti, se la famiglia possiede tutti questi requisiti può venire a fare la spesa qui. I servizi sociali ci comunicano il nominativo della persona e il suo codice fiscale e quello di tutta la famiglia. All'arrivo qui della persona il solo codice fiscale dà diritto ad avere, è come fosse un bancomat per noi il codice fiscale, cioè viene usato per pagare. Tutto gestito dai volontari, ma la persona accolta, quindi quella che ha bisogno, viene anche, come dire, accompagnata, viene anche stimolata a fare se stessa volontariato. Qui non l'aveva ancora pensato nessuno, quindi io ho bisogno, ma nello stesso tempo posso essere risorsa per gli altri. Questo per noi vuol dire non fare solo assistenza, ma promuovere, fare empowerment, promuovere protagonismo. Si sostiene con le donazioni dei privati, siano essi cittadini, aziende o anche no profit, quindi fondazioni bancarie eccetera. Abbiamo avuto all'inizio una donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per pagare una parte delle utenze e una parte dei generi. Grandissimi aiuti da parte della grande distribuzione, in particolare Nordiconad che ci ha dato le attrezzature e i generi alimentari. Abbiamo partecipato a una raccolta alimentare in febbraio e abbiamo avuto donazioni di diverse aziende, ciascuna che ci ha donato quello che poteva delle cose che produce. Anche i cittadini possono fare donazioni per sostenere Portobello, anzi sarebbe molto importante che ciascuno facesse la propria parte perché gli scaffali devono essere pieni non solo questa mattina, non solo stasera, ma per tutta la vita del market. Attraverso il sito quindi è possibile fare una donazione con bonifico bancario o con carta di credito PayPal. Si vede una cosa che è molto semplice, come un supermercato, dietro un semplice supermercato fatto dalla volontà di tutti ci può essere una proposta di riscatto, di slancio, mi sembra molto bello. Insomma.